Ok, questo video perché oggi partirò alla volta dell'Ungheria, è la mia prima volta in Ungheria e sarò ospite nella città di Tata, una città a nord-ovest di Budapest, e anche per spiegare perché questi video. Io ho la fortuna di avere un lavoro che mi dà la possibilità di viaggiare tanto. Quest'anno ho già visitato Stati Uniti, Messico, sì, all'inizio dell'anno Repubblica Ceca, ho fatto un po' di viaggetti. Oggi per la prima volta metto piede in Ungheria. Ho l'occasione di registrare video e farvi vedere quello che vedo io. Avevo provato sotto forma di vlog, ma non scrivere non fa per me. E tra poche ore verranno a prendermi e comincia il viaggio in questo villaggio chiamato Tata. Quindi a più tardi. Ciao ciao. Sharing completamente vuoto all'aeroporto di Bergamo, che parla bene italiano. Siamo arrivati a Budapest con un'ora di ritardo. Siamo in attesa dei bagagli.
il goulash. Stanchissimo, ma affamatissimo, ho provato il goulash e un altro piatto di maiale. Seconda giornata qui a Tata, e è stata una giornata parecchio dura per il lavoro, e quindi questa sera non sono riuscito a fare nessuna registrazione, sono rimasto in hotel a cenare. Ho fatto un salto alla spa per vedere com'era la piscina, ma non avevo voglia di nuotare perché l'acqua era fredda e sono stanchissimo. Oggi il Ministero dell'Aviazione ungherese mi ha risposto a una domanda che avevo fatto qualche giorno fa inerente alla richiesta. Io chiedevo se c'era bisogno di permessi per volare col drone qui. Siccome sarebbe molto bello volare su questo lago e fare qualche video dall'alto, mi hanno risposto che anche loro hanno le leggi ancora un po' confuse. Attualmente sembrerebbe che bisogna chiedere all'aviazione 30 giorni prima del volo permesso. Se domani finisco di lavorare ad un'ora decente, penso che andrò a fare una volata attorno al lago. Quindi si chiude sia la prima che la seconda giornata. Ci vediamo domani. Ultimo giorno qui a Tata, giornata penso dura di lavoro, speriamo di finire presto. Ciao ciao. Sì, in questa regione ci sono immensi, ma immensi campi di girasole per la produzione dell'olio, e sono veramente tantissimi. Chiaro, e sono venuto a fare un giro a piedi. C'è un bel sentiero attorno al lago, sotto l'ombra del piano si respira bene. Andiamo a fare qualche chilometro a piedi, trovare un posto per volare senza essere sotto gli occhi indiscreti delle persone. Vediamo se troviamo un posto.
praticamente una vasca, il massaggio con cromoterapia a patata, e adesso la provo. Ok, fine della seconda giornata. Domani mattina vengono a prendermi alle 4, quindi devo svegliarmi alle 3 e un quarto. Sono già un quarto alle 11, quindi vado a dormire. Domani si rientra in Italia. Ciao, buonanotte. Sono un quarto alle 4 del mattino. Non c'è in giro un'anima, giustamente. Attendiamo il driver per tornare in aeroporto. Mamma mia, mi sto addormentando.